Buongiorno a tutti, grazie per le eccellenti perché sicuramente per noi che siamo, per quello che è il contesto italiano, non più una piccola media impresa, però ogni volta che riceviamo i complimenti siamo sempre molto, molto contenti. Noi abbiamo recentemente festeggiato i nostri 100 anni di storia, quindi diciamo che abbiamo alle spalle un po' di esperienza, però nonostante tutti questi anni, la voglia di innovazione e di crescita che guida la generazione Cornaglia, dal mio bisnonno, poi al mio nonno, mio padre, quello che adesso speriamo che io, mio fratello e mio cugino, che rappresentiamo la quarta generazione, saremo in grado di portare avanti, è proprio il continuare a guardarsi intorno per capire dove opportunità che poi uno potrà più o meno realizzare nel corso della propria storia ti possono far crescere. Devo dire che in questa elite per noi è stato un percorso assolutamente straordinario. Io non lo dico perché l'incontro di oggi si chiama Pre-Elite, perché con Borsa in questi anni abbiamo instaurato un rapporto comunque direi molto unito, ma è proprio per la capacità che secondo me Borsa ha capito di dover avvicinarsi alle imprese. 4 anni fa, quando noi abbiamo iniziato questo percorso, grazie a Deloitte che era venuta un giorno a presentarci la piattaforma, vedevamo il mondo della borsa proprio come un'entità astratta, lontanissima da noi, lontanissima anche da quella che poteva essere la nostra strategia. Però mio padre mi ha sempre insegnato che se qualcosa ti fa crescere culturalmente, falla sempre. Quindi, visto che era un'opportunità, i costi era un altro aspetto importante, erano sicuramente, ti permettevano di poter fare questo percorso in maniera abbastanza semplice. Abbiamo iniziato, io mi ricordo perfettamente la prima volta che sono andato insieme a mio padre a Piazza Affari, che ero veramente emozionato perché entri in un'istituzione che è un'azienda come Cornaglia, che nonostante credo sia nel territorio un'azienda riconosciuta e conosciuta, vedeva ancora queste porte della borsa proprio come l'ingresso quasi in un'entità veramente astratta. Poi abbiamo fatto 4 anni di percorsi insieme e ti rendi conto che alla fine è molto meno complesso di quanto uno si potrebbe immaginare. La capacità di borsa di formarti, quindi di farti toccare con mano tutti i vari aspetti che poi dovrai, se decidi di quotarti, cominciare ad affrontare internamente tutto il percorso di formazione interna che è necessario compiere e poi il poter, una delle esperienze che io ho trovato assolutamente più interessanti sono le conferenze one-to-one che poi le imprese quotate fanno con gli investitori istituzionali e non all'interno proprio delle mura di borsa. Io ho sempre immaginato quegli incontri come incontri fra persone che raccontavano business plan, raccontavano strategie e raccontavano numeri che forse una realtà come Cornaglia non sarebbe mai stata in grado di produrre. Poi, partecipato invece a un paio di questi incontri, mi sono reso conto che grazie al lavoro che mio padre ha fatto da 30 anni, che quindi i budget li facciamo, i consuntivi li facciamo, è solo poi questione di essere bravi a vendere quello che uno fa, però non era niente di assolutamente trascendentale. Noi oggi abbiamo concluso il percorso di Elite, siamo felicissimi, non è ovviamente per noi conclusa l'esperienza di borsa, nel senso che continuiamo a ricevere quotidianamente o settimanalmente da loro inviti a conferenze su cui ovviamente continueremo a partecipare, ti permette poi di entrare in contatto con un sacco di partner istituzionali, che siano fondi, banche, società di consulenza, che di nuovo per un'azienda come Cornaglia prima potevi conoscere magari partner locali o italiani, adesso abbiamo avuto la possibilità magari di incominciare a essere in contatto con realtà che prima sicuramente non avrebbero mai incontrato il nostro nome. Quindi io è un'esperienza che consiglio veramente a tutti, indipendentemente dalla volontà poi di aprire il proprio capitale. Come ho detto prima, noi non, ancora oggi non fa parte della nostra strategia, siamo un'azienda molto familiare, quindi come tutte le aziende molto familiare, il capitale se lo tiene bello stretto.
la generazione di mio padre e mio zio che è ancora saldamente al comando, questo tipo di apertura ancora oggi non l'ha preso seriamente in considerazione, secondo me anche correttamente, perché la crescita che abbiamo avuto ci ha permesso di raggiungere tutti gli obiettivi senza dover ricorrere ad aiuti esterni. Oggi però abbiamo raggiunto una dimensione tale che secondo il mio personalissimo opinione, che ancora oggi in azienda può avere una certa influenza ma non è determinante, secondo me il passo successivo per riuscire a diventare veramente una grande azienda, che non è una grande azienda diciamo nel format italiano, ma una grande azienda che possa veramente recitare un ruolo da protagonista in un settore complessissimo come il nostro, probabilmente un'apertura del credito che ti permette di attraverso acquisizioni di aziende più o meno concorrenti di settori più o meno analoghi, ti permette di fare quest'ulteriore salto di qualità che ci permetterebbe di competere veramente con i nostri concorrenti, che oggi sono aziende che fanno 20-25 volte il nostro fatturato. Quindi noi siamo veramente una mosca bianca che, grazie al cielo, ancora oggi riesce a vivere, a sopravvivere con buoni risultati. Però probabilmente nel futuro, visto anche i trend che la dottoressa di Intesa ci ha fatto vedere prima, probabilmente per stare dietro a quelle evoluzioni lì, la capacità manageriale, la competenza di una famiglia forse non sono più sufficienti.